Ciao bambini, bentornati in una nuova puntata. Oggi siamo in compagnia dei PJ Masks, super pigiamini. Questo è un playset molto bello, molto intelligente e interessante, di Lisciani. Lisciani è questa marca che produce dei giocattoli assolutamente creativi e intelligenti per i bambini, proprio per sviluppare tutte le capacità, ecco, che i bambini possono avere. In questo caso il tutto nel mondo dei PJ Masks. È un gioco che è indicato per i bambini che hanno più di 3 anni. All'interno abbiamo, innanzitutto si chiama, scusate, scuola di disegno con pennarelli fluo. All'interno abbiamo i pennarelli, 3 normali e 3 fluo. Fluo abbiamo il giallo, il verde e il fucsia, mentre il rosso, il nero e il blu sono pennarelli normali. E tantissime illustrazioni da colorare. Ma non solo, guardiamo dietro. Ecco qua. Abbiamo anche i personaggi sagomati dei PJ Masks, quindi abbiamo Gufetta, Gatto Boy, Geco, e sono delle sagome belle grandi, anche queste da colorare. L'album è pieno di disegni, ma disegni, come possiamo vedere qui, da colorare, e di fianco ci fanno vedere anche come vanno colorati, quindi quali sono i colori da scegliere e da inserire nel nostro disegno, posto che poi noi possiamo fare assolutamente come vogliamo. Allora, qua ci dice scuola di disegno con pennarelli fluo, è un gioco divertente ed educativo che ha come protagonisti Gatto Boy, Geco e Gufetta, i simpatici personaggi dei PJ Masks. La scatola contiene un kit creativo per divertirsi e colorare con i fantastici pennarelli Lisciani Neon, che contengono un inchiostro fluorescente perfetto per colorare dettagli fluo. All'interno della confezione un quadretto da colorare e appendere, 3 personaggi sagomati e una guida operativa con tantissime scenette da colorare. Contiene un quaderno double face da colorare, ha un quadretto con double face da colorare, 3 personaggi sagomati, 3 card stand, 3 pennarelli fluo, 3 pennarelli normali, una guida operativa con 14 immagini da colorare. Mi sono dilungata anche troppo nella descrizione, apriamolo. Ecco qua, tutto l'occorrente. Queste sono le immagini sagomate, vedete? Qui abbiamo Gufetta e la sagoma si toglie, e abbiamo anche i piedistalli per fare stare in piedi i nostri personaggi. Adesso io a Gufetta glielo metto, ecco qua, c'è il suo supporto, così lei sta qui e mi guarda. Abbiamo anche il Gatto Boy. Abbiamo questo quadretto sagomato da colorare e che poi possiamo appendere nelle nostre camerette, molto carino. Qui Gufetto sembra un pochino arrabbiata. E l'abbiamo anche da questa parte, sempre con Gufetta, e Gatto Boy e Geco. Ah, e poi il terzo personaggio sagomato, appunto Geco, da questa parte da colorare. E i piedistalli ovviamente anche per lui e per Gatto Boy. Questo è il nostro album, l'album con tantissime immagini. Vedete, qua ci fa vedere quali sono i colori e qua possiamo andare a colorare. Ora sceglierò un'immagine, non so quale. Lunetta, che forte. Oh, bella questa. Farò questa con Gufetta. E qua abbiamo i pennarelli, come vi dicevo, 3 colori normali, che sono il rosso, il nero e il blu, e 3 fluo, per fare tutti i dettagli neon, che sono il fucsia, il giallo e il verde. Iniziamo a colorare. Ad esempio, tutti questi dettagli qua io li faccio con questo fucsia, assolutamente. È proprio come il colore dell'evidenziatore. Che bello! Sono fatti bene questi pennarelli.
molto molto belli. In questo modo noi possiamo entrare nel mondo dei PJ Masks in un modo assolutamente creativo. Possiamo divertirci a colorare e dare sfogo alla nostra fantasia. E sicuramente tutti voi a casa avrete anche altri colori e quindi potrete rendere le vostre creazioni ancora più belle. Che dite, sto colorando bene? Purtroppo forse in telecamera non rende bene l'effetto fluo, però vi assicuro che è proprio un fucsia fosforescente come l'evidenziatore. Poi possiamo anche decidere, per esempio, di fare anche tutta la nostra gufetta fluo, eh? Tanto l'album è il nostro, possiamo scegliere noi. Per esempio, di gufetta io fluo vorrei fare questo, la parte superiore della sua maschera. Così. E anche qua le piume del suo pigiamino da gufo, appunto. E poi con il rosso possiamo fare tutto il resto della sua maschera. Dunque, non è per spoilerare, però io ho scoperto l'identità di Lunetta, cioè ho scoperto che Lunetta e il ninja della notte sono la stessa persona. L'avevo già sospettato, l'avevo anche detto e ne ho avuto la conferma. L'hanno fatto proprio vedere in una puntata. È lei. Ecco perché non si incontravano mai, perché sono la stessa persona, la stessa bimba. Che bello questo effetto, mi piace tanto. Facciamo anche qua questi tondini. E questo playset, questa scatola di Lisciani, io trovo che sia molto utile per anche per imparare a colorare e stare dentro i bordi. Io ad esempio qua su ho sbaffato, mi è già venuto un po' di nervoso. Non mi piace sbaffare. Quindi noi ci divertiamo a colorare le immagini dei nostri simpatici super pigiamini e contemporaneamente impariamo a colorare stando dentro i bordi. Che sembrerà una cosa da poco, però a scuola c'è l'ora di arte, sia alle elementari che alle medie. E quindi si fanno i disegni e poi bisogna colorarli. Poi è un'attività anche molto rilassante colorare. Io continuo con la mia gufetta. È molto bella questa. Guardate, bella l'immagine originale con il cielo stellato. Mi piace molto. Mi piace tanto, tanto, tanto. Super fluo, belli questi colori neon. Io continuo a colorare la mia gufetta. Con tutti questi dettagli fluorescenti. Vi ricordo che questa scatola con questi colori e questo album sono della marca Lisciani, li potete trovare penso in qualsiasi negozio di giocattoli oppure li potete trovare su internet.
È molto bello, molto creativo, molto divertente. Poi se avessi anche altri colori qui a disposizione con me, mi sbizzarrirei proprio. Questa puntata è finita, bambini. Vi saluto e ci vediamo domani con un'altra puntata, con altri giocattoli, con altre avventure. Ciao a tutti, a domani!